invogliato dei film da vedere a Natale, in modo tale da avere un po' più di compagnia sulle vacanze che ahimè non possiamo festeggiare con i nostri parenti. E se potete evitarlo, evitatelo. So che è brutto dirlo, so che non vorreste vivere il Natale da soli, e magari siete dei fuorisede che sono fuori per studiare o per lavoro e non potete tornare nelle vostre case con i vostri genitori, o siete degli anziani che sono, non so, a casa loro e lontano dai figli e dai nipoti. O comunque siete genitori che non possono vedere i figli, non possono vedere i loro genitori. Insomma, ognuno non può vedere un proprio parente o dei parenti. E non so che è difficile, però la salute prima di tutto. Io penso questo, sono fortemente convinta che la salute debba venire prima di ogni consumismo, perché ormai Natale si sta trasformando in una festa consumistica, quella che Gesù non avrebbe mai voluto. Però insomma, teniamoci un po' compagnia con un buon libro o un buon film. In questo caso però dovreste essere voi a consigliare un libro a me, il vostro libro natalizio preferito o il recente che avete letto, o anche sconsigliarmene uno, magari se qualche libro non vi è piaciuto potete indicarmelo nei commenti. È in particolar modo uno di questi cinque libri che vi sto per citare, magari qualche libro da questi l'avete letto e potete consigliarmelo o sconsigliarmelo. Allora, il primo che vorrei leggere è A Natale una notte in fila di Karen Swan. Dovrebbe costare 5-6 euro, è edito da New Compton e dovrebbe essere una lettura leggera, frivola, adatta per godersi le vacanze natalizie in pace e comunque con un libro sotto mano per appunto passare il Natale insieme ai protagonisti di questo libro. Il secondo è Canto di Natale di Charles Dickens per diversi motivi. Prima di tutto perché è una scusa per leggere un libro classico, e secondo perché ho visto recentemente la serie TV che è appunto A Christmas Carol. E vorrei appunto anche recuperare il libro, che non so perché io non abbia mai letto fino adesso, anzi forse so la risposta, perché io ho una repulsione verso i libri classici, quindi tendo a non leggerli, però questa comunque è una scusa per farlo. Poi abbiamo Le più belle storie di Natale di Jenny Rodari, questo perché non solo perché è Natale, ma perché vorrei comunque un'altra lettura leggera. Questo infatti dovrebbe essere un libro per bambini, e di Gianni Rodari appunto, che io ho studiato lo scorso anno per storia della pedagogia, e quindi vorrei approfondire di più su questo personaggio così importante per la pedagogia. E quindi uniamo le due cose, tra la leggerezza di leggere un libro di Natale per bambini e Gianni Rodari appunto per lo studio che sto facendo. Poi abbiamo Inizio tutto a Natale, questo dovrebbe essere un altro libro della New Compton simile a Natale a Notting Hill, di Jenny Hale, credo si pronuncia così. E le motivazioni sono praticamente le stesse di Natale a Notting Hill, un libro leggero, non troppo pesante, insomma, che potrebbe farci compagnia in un momento di relax durante le vacanze di Natale, così abbiamo anche un po' compagnia, insomma. E per ultimo, questa è una novità nelle mie letture, A Babbo Morto di Zero Calcare. È appunto un fumetto di Zero Calcare. Io lo conosco e anche da diverso tempo, ma non ho mai letto niente di suo, e quindi è una scusa insomma anche questa per leggere Zero Calcare, per iniziare a leggere Zero Calcare. Quindi unire il fumetto di Zero Calcare e Natale. Niente, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete letto uno di questi 5 libri, se mi consigliate uno più di un altro, o se mi sconsigliate qualche libro che ho appena
citato, oppure se volete potete comunque scrivermi qualche altro libro natalizio. Io ho letto solamente Lady Snow, quindi quello l'ho già letto. Se volete trovate anche le recensioni sulle mie schede. Ho letto solamente quello, quindi potete citare qualsiasi libro natalizio che sentite di consigliarmi o di sconsigliarmi. E niente, iscriviti al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanella per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! We'll be right back.